Questa è la storia della carta numero uno dei tarocchi. Benvenuti, ben ritrovati alla rubrica del mercoledì su Libera il tuo potenziale con i tarocchi. Quindi continuiamo questo percorso, questa strada per approfondire la conoscenza di questi strumenti da utilizzare per lavorare su noi stessi. Quindi non tanto per un discorso di divinazione, questo lo voglio sottolineare, perché ci sono tanti modi per utilizzare questi strumenti e la maggior parte degli individui lo conoscono appunto come uno strumento per predire il futuro, quindi per vedere cosa ci succederà, cosa ci capiterà, in un atteggiamento molto vittimistico della vita, molto causa effetto, quindi ancora in quella visione molto solida della realtà, quindi molto fisica, e dove noi abbiamo ben poco potere in questo. Allora, dico questo perché lavorando con questo strumento, soprattutto in collaborazione con un sito che si chiama Profetum, dove chiunque può avvicinarsi all'utilizzo di strumento appunto dei tarocchi attraverso dei consulti, e le domande che più mi vengono poste, soprattutto da ragazze molto giovani, è sempre legata a un destino, a cosa mi succederà, quella persona cosa pensa di me, cosa sente per me, ritornerà, quindi tutto su una visione molto solida e materiale di una realtà basata sul causa-effetto, quindi siamo ancora a una visione molto medievale della realtà, anche se poi effettivamente i tarocchi nascono in quel contesto, poi in Italia, quindi nascono a Bologna, dove praticamente era è nato come un gioco, ma in realtà proprio perché era un periodo di diciamo oscurità, oscurantismo, in cui non si poteva comunicare determinate conoscenze, quindi l'ambito esoterico ha utilizzato questo strumento per divulgare la conoscenza e per lungo periodo sono stati anche vietati e venivano fatti appunto di nascosto, e questo è uno dei motivi perché c'è tutto questo mistero su questo strumento. In realtà è un mistero creato solo da quella che a suo tempo la religione cattolica appunto vedeva in questo strumento un pericolo, perché portava conoscenza, e portava conoscenza nell'ambito esoterico, quindi nell'ambito interno, no? In una divinazione, cosa mi succederà? Quindi dobbiamo un po' ricontattare la vera natura di questo strumento, la vera base da come, perché sono nati, per riutilizzarli con un contesto diverso. Io il modo che ho di approcciarli è totalmente diverso, è più su una conoscenza, più su un lavoro introspettivo e di specchio rispetto alle programmazioni che ci portiamo dietro per fare una cernita, per fare una sorta di discernimento tra ciò che veramente mi riguarda, ciò che mi porto dietro solo come bagaglio, ma non mi interessa, e ciò che in qualche maniera io riproduco come un automatismo perché sto correndo su una ruota o su più ruote che mi sono state in qualche maniera indotte senza che io mi rendo conto di esserci salito, appunto. Quindi è uno strumento importante. Come ho mostrato anche l'altra volta con il mago, la carta numero 0, oggi voglio parlare della carta numero 1, che è la carta del mago. È l'inizio 1, è una carta importante appunto perché è il potenziale, è quello che praticamente il primo passo che il potenziale animico-spirituale fa verso l'esperienza creativa. Nella carta del matto e la carta zero c'è il tutto, c'è quella energia ancora immatura, ancora inconsapevole, ancora curiosa, ancora ingenua del potenziale neutro. Già nella carta del mago abbiamo un passo in più di avere un minimo di consapevolezza di sé, perché
perché si sa di avere un potere creativo. E come dicevo, io di carte ne ho diverse, dopo ognuno sceglie quella che più gli piace, per esempio questa è una carta stile egiziano che dà dei messaggi in base a chiaramente la simbologia, non ha colori così diversi, io non amo molto usare questo tipo di carta per un lavoro personale, la posso utilizzare per un consulto di divinazione, ma a me non mi dà un messaggio, non mi dà degli spunti, la trovo molto così, c'è scritto delle cose, ma non mi risuona molto. Poi c'è la carta, diciamo, una delle più conosciute, Rider White, che nasce da un personaggio quanto strano se uno fa un po' una ricerca, se fa un po' un approfondimento, legato anche agli aspetti esoterici molto più oscuri, però è uno dei mazzi più conosciuti, uno dei mazzi più usati. Forse anche questo ha contribuito nel dare questa immagine oscura di questo strumento, perché in realtà è solo fatto di carte e poi è come uno lo utilizza lo strumento, non è lo strumento in sé. Questo, diciamo, è stato il mio primo mazzo, molto più semplice da interpretare, messaggi un pochino più comprensibili. E poi c'è quello che uso quotidianamente, che è questo, che non ha un nome specifico, diciamo che quando l'ho visto mi ha attirato perché è neutro, non si aggancia a nessun tipo di cultura, non si aggancia a nessun tipo di immagine stereotipata, è neutro, ti dà proprio il messaggio lineare neutro del contesto, dei simboli, colori, forme, immagini, archetipali. Quindi non c'è l'aggancio, ecco, come nel caso degli egizi o come questo nel caso delle figure angeliche. Quindi rimane molto più neutro. A me questo mazzo mi parla molto, mi comunica molto proprio perché riesco a recepire proprio la pulizia del programma dell'archetipo senza, diciamo, schemi, di induzioni varie. Però per la spiegazione delle carte in questo percorso preferisco usare questo, che è quello degli angeli. Diciamo che per mandare un messaggio un po' più particolare, soprattutto perché molti si agganciano alla parte angelica nel senso della New Age, dell'olistico, dell'aspetto molto più, dal mio punto di vista, superficiale del positivo a tutti i costi, che non c'è l'oggettività, non c'è l'obiettività, non c'è il riconoscimento della realtà del mondo in cui viviamo, perché a tutti i costi vogliamo vedere il positivo. La realtà è fatta di positivo e di negativo e bisogna riconoscerlo, perché attraverso questo riconoscimento possiamo integrare questi aspetti e far emergere il potenziale del mago, perché il mago è appunto il potenziale, la carta numero uno, è la capacità di creare e di creare consapevolmente secondo i piani di anima e non secondo le induzioni esterne, dove anima e spirito diventano solo dei nutrienti, solo degli alimentatori di un piano e di un programma indotto da qualcosa, da qualcuno che molto spesso l'individuo non sa nemmeno che esiste, non sa nemmeno che c'è questo tipo di situazione, vive immerso appunto in queste ruote in cui gira, gira, gira. E corre senza porsi domande, senza rendersi conto che sta a lui fermare o no queste ruote, dicendo un attimo che scendo perché il potere è il mio. Quindi, se questo aspetto a me non fa parte del mio piano, quindi confrontando, mettendo a confronto quello che è il piano che sto vivendo e quello che è il piano che ho in programma, se non c'è questa comparazione che coincide perfettamente, tranquillamente il mago può, nella sua integrità di potenziale, perché è uno, far fare puff, come dico io, tutto il non è, semplicemente perché non è, quindi potenziale ritorna ad essere neutro e convogliato in un'altra direzione. Quindi questa è la puntata di oggi, di questo percorso. E se vi è piaciuto mettete mi piace, seguitemi, condividetelo e se avete delle domande scrivete pure, interagite. Se volete fare un consulto mi trovate su Profetum per qualsiasi domanda e approfondimento. Quindi ci vediamo al prossimo appuntamento, buona continuazione.